皆さん、こんにちは。oggi apriamo un'intera miniserie delle LOL Surprise Under Wraps. Yay! Ho preso tre, non sono wallere, un pillolone e tre wallere. Qui abbiamo la Big Sister, le Lil e poi abbiamo i Pets. Vedete che carina? Questa in realtà è la mia prima Lil Sister, perché le altre che avevo aperto mi sono uscite due pezzi, qui invece possiamo trovare soltanto le Lil. Quindi direi di cominciare dalla Lil, poi passiamo al pezzo e infine al pillolone. Ok, spostiamo tutto un poco di qua e facciamo spazio alla nostra piccolina. Guardate che carina! Allora, proviamo ad aprire e non si apre bene, ma noi insistiamo. Ok, wow, via carta. Vediamo. Ah, qui l'indizio non ancora possiamo vederlo. Abbiamo bisogno della nostra lente perché la serie I Spy. Quindi aspettiamo, mettiamo qui l'indizio e andiamo avanti. Secondo strato. E Mimmo, che ci servi per caso, no? Ce la possiamo fare? Cipolla party anche per la Lil. E no, stavo togliendo il talloncino, la plastica sbagliata, ragazzi. È durissima questa plastica. Ok, la palla è rosa, si intravede qui. Togliamo la plastica. E ce la possiamo fare forse, non lo so, è un po' difficile. Ok, non l'ho fatto. Nel secondo strato non c'è niente e andiamo avanti con il terzo. Anche qui si cipolla, ma vabbè, l'importante è che c'è tutto. Ok, ciao carta, baci baci. Ok, questa è la nostra pallina, molto carina come wallet, tutta rosa. Apriamo e wow. Ok, abbiamo trovato la lente e le nostre super mega sorprese. La checklist la vedo dopo perché non voglio togliermi la sorpresa. Le istruzioni non ci servono. Appoggiamo la wallerina qui e prendiamo la nostra lente per vedere l'indizio. Ok, sì, lo vedete anche voi. Quindi c'è un vestito, un ventilatore e dice fashion fan. Carino. Ok, andiamo avanti. Questo dovrebbe essere l'accessorio, sì, la Lil è qui dentro forse, sì, penso di sì. Allora, apriamo prima questa, anche qui abbiamo delle, guess who, degli indizi sulla bustina, carina sta cosa, quindi c'è LOL, surprise, little sister, vedete, facciamo detective oggi. Abbiamo trovato una, wow, sembra una Louis Vuitton, cioè bellissima, troppo bella. Vedete con tutte le faccine tipo gli stickers, molto bella. Ok, apriamo questo, dovrebbe essere il porta wallerina, infatti, perché voi se lo fissate qui potete usarlo come portachiavi, attaccarlo alla borsetta oppure alla cartella. E, comunque dovrebbe andare qui, porta wallera. Ok. Mettiamo qui dentro, andiamo avanti. Qui dovrebbe esserci un accessorio che non so cosa sia. È stato molto piccino, mi sembra. Wow, che bello! Non l'avevo ancora mai trovato. Ho trovato un telefonino tutto fracassato perché le LOL non stanno attente ai loro telefonini perché hanno sempre gli schermi rotti. No, è bellissimo! Un iPhone bianco. C'erano troppo belli. Ho trovato un telefono, quindi questo potete metterlo dentro la borsetta. Wow, troppo bello, mi piace tantissimo. Allora, vediamo qui che cosa troviamo come indizi. C'è sempre LOL Surprise. Let me out. Subito, subito, adesso li facciamo uscire. Wow, ma che carina sei. Troppo bella. Ok, vediamo subito di chi si tratta. Appoggiamola qui e apriamo la nostra checklist.
Ah, questo praticamente è un messaggio in codice, è tutto in giapponese, però poi se le comprate in Italia naturalmente è tutto in italiano. E dov'è? Noi abbiamo trovato Little Sweet Princess, wow, e cambia colore come tutte le Lil. Il cambio colore ve lo farò vedere dopo, perché siccome aprirò anche il Pets voglio capire come cambia colore anche il Pets, quindi ne abbiamo trovato questa. Bellissima, allora, ed è una fancy, però è stupenda, non è bella, le lille sono troppo carine, finalmente la mia prima lillina, bella, 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 ok, la sistemiamo qui nella sua wallera con il telefonino e poi andiamo avanti con il nostro pezzo. Ah, possiamo utilizzare già la lente, allora dice look for secret clues, ok, e noi guardiamo tutto da bravi. Abbiamo trovato un gomitolo di lana, non so se lo vedete, forse sì, poi che abbiamo più, basta per il momento. Ok, andiamo avanti e apriamo il mio primo pet di Ice Spy. No, mannaggia queste cerniere ragazzi, ce la possiamo fare da sotto? No, vabbè, vai con cipolla parti pure qui. Sono pessima, ma comunque ci arriveremo. Eccoci qua. Ok, indizio. Stavolta abbiamo la lente di prima, quindi possiamo vederlo subito l'indizio. Abbiamo trovato un sole e delle stelline e dice sunshine. Wow, vedete, lo vedete pure voi? Penso di sì. Bellissimo. Vediamo nel secondo strato se troviamo sempre il gomitolo di lana, che forse abbiamo trovato un gattino. Vediamo un po', può darsi, perché se è così... No, ragazzi, è dorato. No, vabbè, ma io sono troppo fortunata, ma che è? Il mio primo pet I Spy e trovo quello raro, mi sa tanto, perché la wallet, ragazzi miei, è dorata. E quando è dorata? Oh, stiamo calmi. Quando è dorata vuol dire che è raro, vero? Ditemi di sì. Ok, vediamo, calmiamoci. Dice, woof, there it is. Ok, apriamo. Oh mamma mia, che emozione. Plastica. Apriamo la wallet. Questa wallet è molto più grande. Ma è bellissimo! Qui abbiamo la nostra terrina, la sabbia. Istruzioni le togliamo. La lente che abbiamo già, quell'altra. Checklist che non voglio vedere. Il porta wallet che è stupendo. Ok, e qua abbiamo una valanga di sorprese. Ma è bellissimo, guardate qui, c'è un topolino. Questi invece sono dei cuscinetti, stupendi, stupendi. Allora, cominciamo a toccare. Iniziamo da questo, che dovrebbe essere la paletta. Abbiamo trovato un gatto e la sua paletta è tutta fosforescente. Stupendo. Ok, mettiamo qui la paletta, scusate, metto la borsa qui. Ok, andiamo avanti. Questo è il nostro pezzo, lo voglio vedere dopo. Oh no, sono due cose che... Ma questo è il pezzo, questo che cos'è? Ma che ne ho trovati due? A me sembrano due, comunque vabbè. Abbiamo questo. Vediamo che cos'è. Ne ho trovati due! Ho trovati due! Aspettate che poi si è smosso tutto per l'emozione. Abbiamo trovato una paletta e dice che ho trovato un gattino e un cagnolino. Ma quindi qui possono uscire anche in doppio? Non lo so. Boh, vediamo che succede. Questo è il suo accessorio ed è una... C'è solo questo, sì. Una coroncina. Forse è il gatto, non lo so. Vediamo quest'altro accessorio che non si apre. Wow, una borsa da mare, stupenda. Il mare quest'anno lo vedremo in cartolina, ma vabbè, stupenda. Ok, andiamo a vedere che cosa è uscito, perché ho trovato due. Wow, guardate che carina. Un gattino con... Vediamo se è di questo, non lo so se è di questo, però... Con i capelli rosa, con le treccine rosa, e poi...
Aspettate che sistemo meglio la gamba, che prima l'ho urtata ed è successo un macello. Ok, apriamo l'altro. È un cane? Ah, ne ho trovati due. Un chihuahua. E un chihuahua stupendo con i codini a bagno. Mamma mia, quanto è bello. Ok, fatemi vedere un attimo. Fatemi capire che cosa è successo. Perché ne ho trovati due? E io non lo so. Dobbiamo ancora aprire la terrina. Ma apriamo. Ok. Dove sono? Abbiamo trovato. Ok, Flower e Doodle. Flower Doodle, che è un ultra rare. E poi abbiamo trovato Perfect Spike, che anche lei è un ultra rare. Ragazzi, non trovo però il... l'ho fatto fuori l'accessorio di Super Spike. Forse però è rimasta ancora nella terrina. Scusate, qua sto facendo volare tutto. Ok, adesso apriamo la terrina e cerchiamo di trovare. Sono tutte e due ultra rare. E io non lo so, babà pia. Aspettate, fatemi vedere, magari è qui dentro. Dobbiamo trovare gli altri accessori. Fatemi vedere un po'. Oh. Ok, apriamo la terrina, speriamo di non fare un delirio. Che bella! È un po' dura, è un po' durina, però è tutta glitterosa. Prendiamo la paletta. Wow, che bel rumore che fa! Eccolo qui! Oh mamma mia! Ho trovato il suo foulard! Mettiti dentro. Ma che carina che è. Guarda, guarda pucciosa. Poi abbiamo trovato questo, che dovrebbe essere dell'altro. Sì, del chihuahua. Glielo mettiamo subito. No, vabbè, ma sono troppo carini. E poi basta, credo. No, questa cosa è bellissima. Cioè, guardate il rumore. Fa un rumore bellissimo, sta sabbietta. Wow. Troppo bella. Bello da giocare. Ok, mettiamo a posto questa. C'è più niente? Fatemi vedere. Fatemi scavare nella sabbia, nella lettiera. No, non c'è più niente. Ok, mettiamo a posto. Sono troppo belle. Cioè, no, vabbè. Ho trovato due ultra rare. Cioè, ma la fortuna mia è spacciata. Ok. Pipipipi. È rimasta un po' di sabbiolina. Questo qui è in realtà dello chihuahua. Come si mette? Non lo so. Dovrebbe essere... no, qua. Come lo metto? Qui al centro dovrebbe andare tipo... ah, ok, l'abbiamo sistemato. No, che carino! Ma che quanti cappelli! Ok, li lasciamo qui perché poi dobbiamo vedere cosa combinano con l'acqua. Però prima di vedere le loro trasformazioni, devi passare al pillolone, perché può darsi pure che la nostra LOL cambi colore e quindi così facciamo un bagno generale a tutti quanti. Togliamo la fabbiolina che è finita dappertutto, sistemiamo e passiamo al nostro pillolone. Eccolo qua. Aspettate che sistemo un po' e facciamo spazio, così. Ok. Utilizziamo queste lenti, tanto è uguale. Dice look for secret clues. Iniziamo ad aprire il pillolons. Che io i contenitori li trovo molto carini, però dopo un po' imbrano. Quindi me ne sto liberando piano piano, purtroppo, perché non posso tenerli tutti. Via, ne facciamo su per cipolla a parte. Cipolla. E ancora cipolla nuova. Facciamoci mettere la Mimmo. Ah, questa è la lente che è identica per grandezza a quelle altre. Niente, è di cipolla perché le cerniere sono durissime, ragazzi. Ok, via. Vediamo gli altri indizi. I want out. Qui dice, cosa dice? Let's play. E poi qui abbiamo un cannocchiale e un po' di altre cose segrete. Facciamoci notare da Mimmo, dai. Così forse facciamo le cose per bene. Forse. Ok. Vediamo un po'. Secondo strato. Niente, le cerniere non vogliono collaborare, ragazzi. Ma io vedo qualcosa di dorato. Wow.
Io vedo qualcosa di dorato. Ok, abbiamo trovato l'indizio. Vabbè, vediamo un po'. Una freccia che dice in basso e poi dell'acqua. E quindi under the sea, e quindi vuol dire che dentro il sarcofago praticamente è tipo a sirena. E ho trovato, mi sa, un'altra rara, ragazzi, cioè non è. Ok, questi sono i codici che già dovremmo conoscere per aprire il nostro pillolonzo. Le istruzioni ciao non ci servono. Ok, ed eccola qua, iniziamo subito. Corona è, com'era, non mi ricordo più, corona è diamante e non si apre, e sole e nuvole, nope, pace e cuore, yes, opla, ok, apriti, apriti sesamo, dovrebbe esserci il lettuccio. Ok, abbiamo trovato un ciuccio tutto rosso e bianco, molto carino. Andiamo avanti. Questo qui, sì, questo qua aperto. Ok, poi facciamo fuoco e neve. No, corona e diamante. No, luna e sole. No, no. Sì, quella parte di diavoletto, sì. Ok. Queste sono le... cartine, è quello che mi sembra. Ok, tutto, vediamo un po'. Ciao. Oh, abbiamo trovato praticamente delle Timberland, delle tipo stivaletti da montagna, molto carini. Questo è posto e questo qua dovremmo cercare di aprire. Ok. Allora, andiamo sotto per scoprire l'outfit. Facciamo caramella e limone. Yes! Wow! Abbiamo trovato una salopette tutta rossa e nera e una felpa, tipo con una felpina sotto bianca e rossa. Troppo carina! Cioè, guardate che carino con le scarpine. Sembra di andare a tagliare la legna. Abbiamo trovato una boscaiola. Ok, allora adesso proviamo di qua. Simbolo della pace è così, era diavoletto? No. No, com'era? Non mi ricordo più niente. Allora, luna e sole, non gli piace. E poi facciamo corona e diamante. Yes! Oh no, l'avevo storto. È caduto tutto. Ok, questo è il sarcofago. Questi sono gli altri accessori e poi qui potete metterci la LOL come display. Ok, io non ho preso la mia vecchia checklist, ma vabbè, usiamo questa nuova. Mi dimentico sempre di prenderle, le ho tutte conservate. Mi sa che ho capito che ho trovato, mi piace assai. Boh, guarda che bello! Una fascia per capelli tutta rossa. E il sarcofago è bellissimo perché è under the sea, quindi è tipo una mermaid. Ok, indossa questi calzini bianchi, molto tipo calzettoni. E abbiamo trovato lei, c'è dopo, quanto è bellina. È troppo bella. E non lo so se cambia colore, vedo qualcosa, non so se sia sporco oppure qualche segno che cambi colore. Adesso vediamo un po'. Abbiamo trovato Babe in the Woods. E ragazzi, non è una rare. Mi sono sbagliata perché mi sono lasciata confondere da questo. Però è bellissima. Allora, lei o spruzza dalle orecchie oppure piange. E va bene. Noi l'altra volta di queste... Allora, fatemi vedere. Chi avevo trovato? Non mi ricordo più. Ah, io ho trovato lei Soul Baby, che era una Fancy. E poi ho trovato Sis Cheer. E poi ho anche Drag Racer di questa serie. Sì, sì.
Le altre non ancora ce le ho, ma mi piacciono tutte, sono troppo carine. Io vorrei qualcuno dello Spooky Club, però, perché sono troppo belle. Vabbè, comunque, adesso la vesto. Intanto vado a prendere anche l'acqua per vedere come la nostra Lil e i due ultra rare pets cambiano colore. Qui tornati. Adesso vedete quanto è carina vestita. No, vabbè, questa è una delle mie preferite. Io la adoro, Baby in the Woods, pronta per andare a tagliare la legna. Yay! Ok, allora adesso la sistemiamo qui, la nostra patatuna, e vediamo la Lil e i nostri ultra rare pets come cambiano colore. Iniziamo con la nostra piccina, vediamo un po' che succede. Ok, no, vabbè, ma è troppo carina! Guardate! I capelli non cambiano, però praticamente le cambia il fiocco che si trasforma in tutto rosa e poi le appare questo costumino tipo da soubrette. Aspettate, prendiamo direttamente il ghiaccio e glielo passiamo sopra, magari così dura di più. Ecco fatto, perché qui fa un po' caldo oggi. E guardate, no, papà, carinissima. Ok, vediamo invece i nostri pets che cosa fanno. Wow. Ok, sta cambiando colore. I capelli non cambiano, però in compenso, fatemi prendere un po' il ghiaccio. Allora, le appaiono due fiorellini sulle guanciotte e poi abbiamo un costumino rosa. Guardate che carina. Ok, bellissimo. Ok, adesso vediamo il nostro super rare gattino come cambia. Wow! Ok, le appare. No, guardate, c'ha pure le macchie dietro, troppo bello. Ha delle macchie e poi le appare questo costumino con il numero 3. Stupendo! È stato un unboxing molto proficuo perché ho trovato in una wallera di pets, due pets ultra rare, tutte e due c'è. E poi la mia nuova Lil è stupenda. Per non parlare di Baby in the Woods, che è fantastica. E per oggi è tutto, io vi saluto e nel frattempo vi anticipo che ho preso tantissime altre cose lollose, tutte per voi. E nel prossimo unboxing aprirò una Big Sister, una Lil e un pezzo del Confetti Pop. E poi abbiamo finalmente le Glitter Winter Disco. Yay! Quindi aspettatevi tante belle sorpresine. Da Tokyo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Mattane!